Giulle, eccomi qui, ancora in questa location. Non mi andava di smontare tutto per andare nell'altra stanza. Allora, volevo parlarvi di un po' di prodotti che ho comprato. Sono andata da Natura Sì. Io vado a Milano nella Natura Sì, quello che c'è in via Melzo, in Porta Venezia, e ho trovato... Aspettate che ve lo vado a prendere. Ecco qua, ovviamente io faccio video ma non mi preparo. Ho trovato una cosa che so che a tante di voi interesserà, soprattutto a Dona, soprattutto a Lolla, che so che impazziscono per il profumo di Thierry, per il profumo di Monoi. Guardate cosa ho trovato, il profumo, l'acqua profumata analcolica al Monoi di Tahiti. Monoi è praticamente l'unione del profumo del fiore del Thierry e il profumo del cocco. Cocco più Thierry fanno Monoi, che è un profumo paradisiaco. Io penso che sulla terra non esista un profumo più buono del Thierry e anche del Monoi. Finalmente ho trovato questo profumo perché sono andata in una delle profumerie, tra l'altro più famose che ci sono qua a Roma, in via del Babuino, dove ha una caterva infinita di profumi, di tutte le marche, di tutti i prezzi. Anche lì cercavo un profumo appunto al Thierry e me ne ha fatti sentire tre, ma hanno tutti un retro profumo di fiori appassiti, perché è difficile trovare un Thierry, un Monoi o un Thierry buono. Questo invece è un profumo incantevole, cioè voi siete proprio a Tahiti, siete a Tahiti quando usate questo. Comunque è di questa azienda, Monoi di Tahiti, costa 10 euro ed è 125 ml, ovviamente è senza alcol, non fanno i test sugli animali, è senza conservanti, prodotto cosmetico ipoallergenico garantite da prove dermatologiche. In più è il Monoi di Tahiti all'origine, come si dice, non mi ricordo come si dice, comunque quella cosa lì. Questa è tutta la spiegazione dell'INCI, cioè per chi non è esperta come la sottoscritta di INCI, gli dicono di aprire la scatola di questo prodotto, ve l'ho detto, 10 euro costa, e c'è tutto le... queste sono tutte le garanzie del prodotto. E vi dicono tutta la spiegazione dell'INCI, infatti indicazioni per aiutare il consumatore a interpretare e a la dichiarazione dell'INCI. Quindi vi spiegano tutti i vari ingredienti che ci sono. Ecco, ve li faccio vedere. Questi sono tutti gli ingredienti. E la spiegazione di che, visto che molti nomi non si conoscono, che razza di... da dove arrivano, di che razza siano. Di questa azienda c'è tutta una linea completa che volevo comprarmi, però visto che avevo già speso abbastanza non mi sembrava il caso di spendere così tanto, perché comunque ok, questo è poco per essere un profumo, però sono comunque 10 euro più altre cose che ho comprato, mi sembrava il caso di lasciare giù 100 euro la dura sì. Comunque c'è l'acqua profumata analcolica, questa, c'è anche l'eau de toilette che non c'era, questo è l'eau de toilette che non c'era, questa è l'acqua profumata analcolica che può essere utilizzata anche come deodorante. Poi c'è il latte solare, la protezione bassa, media o alta, lo scrub levigante corpo, il gel profumato per il bagno e la doccia, la crema fluida profumata, l'olio solare, il burro soprabbronzante, c'è il rossetto per protezione solare di due colori, poi c'è il fondotinta come crema solare, siero strutturante per i capelli, la maschera per i capelli dopo sole, il balsamo dopo sole, lo shampoo dopo sole e l'impacco all'olio protettivo.
Questi sono tutti i prodotti, vederli, che ha questa azienda. E mi immagino che ovviamente, essendo, chiamandosi Monoide Tahiti, vediamo se ha un sito. Sono tutti con questo profumo. Questa è l'azienda. Visena, di Genova. Made in Italy, c'è scritto grosso come una casa. Eccolo qua. Fabriqué in Italy. Comunque, c'è scritto anche quando è stato preparato. È stato preparato il giugno del 2011, quindi anche appunto per sapere quando è stato preparato. Ah, questo è il sito www.ena.it. Ottimo, lo adoro. Prossima volta che torno a Milano andrò a comprarmi tutta la linea. Poi, visto che ero lì, visto che ne parlano in tantissime, ho dovuto provare lo shampoo della Lavera. Lo shampoo della Lavera e il balsamo della Lavera. In questo momento non ce li ho perché ce li ho a Milano, però ovvio ho portato la confezione. Lo shampoo della Lavera costa 7,20 euro, quello al limone, 8,20 euro tutti gli altri e 9,20 euro solo quello al mango. Mi sembra giusto, io quale sono andata a comprare? Quello al mango. Il profumo di mango è paradisiaco, sapete che il mio cibo preferito in assoluto è il mango, quindi ho la collina solo a parlarne. Quindi pensare di avere questo profumo di mango sui capelli mi faceva impazzire. Quindi ho comprato lo shampoo e ho comprato il balsamo. Il balsamo costa anche quello intorno ai 7-8 euro. Quindi cioè, di tre prodotti comunque ho speso quasi 30 euro. E questo è il balsamo e appunto vediamo un po' se posso leggervi qualcosa in italiano. Per capelli colorati è vegano, ormai lo conoscete lo shampoo della Lavera. L'ho usato due volte, il balsamo l'ho usato due volte, lo shampoo l'ho usato due volte. Devo dirvi che non mi sono trovata male come con gli shampoo della BioGBOB, quella Lavena, che per me non andavano assolutamente bene, né lo shampoo né il balsamo, no, cioè i miei capelli dicevano no, ti prego, non usarlo più su di noi, no, ti prego. Vabbè, li ho finiti perché anche quelli comunque costavano 7-8 euro l'uno, quindi non mi sembrava il caso di buttarli via. Diciamo che non mi sono trovata malissimo, però non è un prodotto al 100% perfetto per i miei capelli. Quindi dopo che ho comprato questo non lo ricomprerò più, magari proverò altre profumazioni, quello sì. Beh, oppure altre aziende, sempre sul naturale, comunque senza siliconi, eccetera. L'effetto, il profumo è pazzesco. Come vi dicevo, l'effetto sui miei capelli non è al 100% quello che io desidero. Però devo dire che è un ottimo prodotto, cioè è buonissimo. Però il capello, essendo talmente soggettivo, non si può dire va bene per voi o non va bene per voi. Cercate un prodotto naturale che ha un ottimo profumo, vi dico sì al 100%. Se poi andrà bene per i vostri capelli, quello non lo posso sapere. L'unico modo è quello di testarli. E spero di esservi stata utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao fanciulle!